Al mercato centrale di Firenze la visita del principe Emanuele Filiberto di Savoia in occasione dei 150 anni dall'inaugurazione di questa struttura ad opera di un suo avo, Vittorio Emanuele II, un'opera dell'architetto Giuseppe Mengoni che si rifà a quella grandeur francese nella Firenze qualche anno passato, la capitale d'Italia. Questa visita ci fa grande piacere in prospettiva anche delle celebrazioni che effettueremo il prossimo anno e anzi lo invitiamo a tornare il prossimo anno proprio per la ricorrenza. Come trova questo mercato a distanza appunto di 150 anni dall'inaugurazione di un suo avo? Questo mercato è stupendo, è rimasto quasi com'era, 150 anni dall'inaugurazione da Vittorio Emanuele II. È un mercato che ha saputo mantenere la tradizione, la storia e questo è molto importante. Una tradizione, quella culinaria, che si sposa con la sua filosofia, insomma con i suoi interessi molteplici. Ho anche dei ristoranti a Los Angeles di pasta fresca, di pizza e provo a portare tutti i prodotti, i miglior prodotti italiani e questo è tutto. Sempre quello che ho voluto fare è un po' la promozione dei territori, delle culture nostre e del gusto nostro. Dunque è quello che provo a fare in America ed è quello che sono venuto a mangiare qua soprattutto. Una vera e propria full immersion questa nei prodotti toscani. Una bellissima full immersion, è un'immersione nel gusto e in tutto quello che c'è di meglio in Italia e soprattutto qua a Firenze, dunque sono felicissimo di questo bellissimo mercato. Anzi, adesso ne mangiamo un po'. Ecco. Bellaci qualche particolarità, qualcosa ti ha detto un po' in confidenza il principe? Beh, in confidenza ci ha detto che ci aveva fame e quindi gli abbiamo fatto assaggiare già diverse cose, tutte le specialità culinarie e la qualità dei prodotti della nostra tradizione e della nostra regione. Ecco, è per questo che siamo qua, grazie. Vedo li apprezza molto perché penso si stia riempendo la pancia. I fiorentini sono preoccupati, ecco, ma chi paga poi? No, paga lui, non penso gli manchino. Adesso siamo quasi alle festività natalizie, dunque se non vi rivedo, buon Natale, felice anno nuovo e ci vediamo presto a Firenze. Grazie principe.